Affrontiamo una squadra in difficoltà, e in un ambiente particolare. Conosciamo tante insidie di questa partita, però sappiamo anche quelle che sono le nostre qualità, e l'obiettivo è quello di riuscire a esprimerle. Come abbiamo fatto troppo poco nella partita di Ascoli, come abbiamo fatto bene nella partita con il Brescia, come purtroppo abbiamo altalenato, e questo altalenare di prestazioni ha fatto sì che anche i risultati fossero altalenanti. L'obiettivo è quello di provare a, a dare un seguito non a quest'ultimo risultato ma a quelli precedenti che avevano avuto un, un percorso abbastanza lungo perché venivamo da risultati importanti, belli, che ci avevano permesso di fare dei passi in avanti. Questo stop mh, non lo volevamo, però purtroppo è arrivato e come sempre nello sport c'è la fortuna di poter avere subito un'altra chance e potersi riprendere e noi vogliamo riprenderci ad Avellino. Quello credo che lo vedremo a 3-4 giornate dalla fine, perché adesso ce la... si deve per forza continuare a fare tanti punti per poi sgranare questa griglia e capire a 3-4 giornate dalla fine quali sono le posizioni da poter scalare, perché noi vogliamo continuare a fare punti. Credo che ne abbiamo fatti abbastanza fino adesso, sicuramente ne avremmo potuti avere di più, ma... Non sono sicuramente pochi quelli che abbiamo, soprattutto se vediamo quali sono le squadre che ci accompagnano a quel livello. E quindi, con equilibrio come al solito, ovviamente veniamo da una delusione che vogliamo trasformare in una soddisfazione in una partita difficile come quella di Avellino. Oggi Mitch è rientrato con il gruppo e l'allenamento l'ha fatto e ha avuto buone sensazioni. Abbiamo ancora diversi giocatori fuori, qualcuno ancora non ha recuperato dalla partita passata. E domani valutiamo bene chi sono i disponibili perché c'è bisogno di tanta energia in una partita complicata come quella che andiamo ad affrontare. C'è questa consapevolezza, e ovviamente eh, sappiamo che sarà un ambiente difficile, un ambiente in difficoltà che vuole reagire molto simile a quello che abbiamo incontrato la settimana scorsa. E questo mi auguro possa essere un bell'insegnamento perché. La fase iniziale della partita scorsa purtroppo non l'abbiamo fatta bene e quella fase purtroppo ha compromesso il risultato della partita. In una partita in cui sei per 80 minuti davanti all'area degli avversari e tiri due volte in porta, una volta in cui il portiere fa una grandissima parata, una volta in cui la palla esce di poco, altre due volte potenzialmente hai fatto l'azione quando si sei, ha provato a penetrare la difesa e ha messo una palla filtrante per improta che per poco non arriva. Le azioni nostre sono, beh, ma non solo le nostre, le azioni di tutti vengono quando negli ultimi 20 metri c'è la qualità e l'energia, il coraggio di provare a fare una giocata. Non significa quello di affrettare le giocate perché poi sennò diventerebbe un ping pong che contro una squadra che punta tanto su quello eh, potrebbe essere ancora più fastidioso, però significa avere personalità e coraggio di, negli ultimi 20 metri di andare insieme a cercare una giocata che può poi scardinare una retroguardia molto molto chiusa. L'abbiamo sempre detto, sono passate tantissime giornate, abbiamo decantato sempre le qualità di Ciccio perché quando è entrato ovviamente il ritmo della squadra è cambiato, la palla è sempre andata più veloce perché la qualità degli interpreti ovviamente aumenta la qualità delle giocate, questo è fuori di dubbio. Ovviamente più gli spazi sono piccoli maggiore deve essere la qualità delle giocate e compromettendo la partita con quel gol iniziale, gli spazi sono ridotti. Poi col passare dei minuti siamo riusciti sempre meno ad entrare perché loro hanno il tempo che passava gli dava coraggio e hanno portato a casa una vittoria che volevano in tutti i modi, ma anche noi avremmo voluto tanto prendere che non siamo riusciti ad avere. Christian, come vi dicevo prima, per me è... Un giocatore che nella sua carriera aveva fatto al massimo 13 gol, quindi non è che sta facendo se finisse il campionato adesso Christian sarebbe alla sua eh, top stagione, no, in prota l'ha migliorato, è arrivata sì, a 8. Christian sarebbe alla sua top stagione della sua carriera, quindi eh, sia per i risultati, sia per il lavoro, sia per... Eh, per me ci vuole l'equilibrio giusto. Eh, se Cristian avesse tutto quello che in questo momento gli sta mancando, non lo avremmo a disposizione per giocare questo campionato di Serie B, perché ovviamente è un giocatore che ha dalla sua delle qualità e delle doti tecniche che in questa categoria hanno pochi giocatori. Cristian, sapete che stima che ho nel giocatore, perché ce l'ho grande, però io quando ho a disposizione un gruppo... Cerco sempre di fare le scelte migliori, sono convinto che lui fino ad oggi ci ha dato una grandissima mano e sono altrettanto convinto che in questo finale lui sarà importante per continuare a darci una mano. Siccome poi non ci si rivedrà, auguro a tutti buona Pasqua perché domani sarà Pasqua.